Uè ragazzi, bentornati su Kino TV. Oggi, a grandissima richiesta, porteremo il Barba Blake Cuore Nero, nuovo costruttore mitico ottenibile tramite gli incarichi YAR. Che dire, io sono andato a fare una build abbastanza alternativa, nel senso che sì, è un costruttore, potremmo potenziare la base, le trappole, eccetera eccetera eccetera, ma io voglio fare una build abbastanza alternativa con la nuova perk, visto che siamo in tema di pirati. Le eliminazioni hanno 5% di probabilità di scoprire uno dei tesori di Barba Blake. In successione andremo a utilizzare infliggere danni con spada aumenta il danno da spada. Queste qua per forza ho dovuto mettere dei pirati, perché se no non mi attiva questo bonus qua, no? Per farci capire. Cocco fresco, quindi probabilità di trovare noci di cocco nei contenitori. Spazza il ponte aumenta il danno da bastone del 17%. Perché questa perk? Perché i tesori del Barba Blake ci droppano tantissimi bastoni, oltre che granate e noci di cocco. Quindi andremo a utilizzare questo bastone. Ovviamente noi lo cerchiamo di incrementare. Sappiate che quel bastone è come se fosse un bastone full perk, eh? Come se fosse un bastone full perk percato in critico. Armi regalo, i nemici hanno 15% di possibilità di rilasciare un regalo. I regali danno un incremento della durata di 8 secondi, che può essere 8,5% di velocità di movimento, di danno o 21,6% di energia nel tempo. E infine incrementa i danni del Rosy del 25%. Perché questa perk? Perché il costruttore ovviamente ha il Rosy, che non è la torretta automatica, ma in questo caso spara palle di cannone. Penso che ormai già tutti lo sappiate, perché è passato abbastanza tempo, ormai una settimana che c'è fuori questo evento. E che dire raga, andiamo a provare subito questo costruttore insieme. Io mentre venivo ho spaccato già un paio di zombie, spero di droppare altri tesori così ve li faccio vedere. Sicuramente sì. Comunque, guardate un po', mi sono già fatto l'inventario ammazzando qualche zombie. Hanno droppato la cassa, adesso spero me la ridroppino appunto. Lanciamo la solita torretta. Avete visto il mostro della nebbia come l'ho sciolto? È molto molto forte anche il bastone che ci danno, eh. È un ottimo modo se non vogliamo consumare le nostre armi. Ecco qua la cassa che mi hanno droppato. Penso che già in game ne avrete viste un sacco. Sì, dobbiamo fare un po' di uccisioni. Sono all'82 ste bombe, eh. L'attacco alternativo è molto respingente, guardate. Tipo un attacco. Sembra una mazzata da golf, diciamo. Mi sono riuscito a fare 3 casse. Non ho fatto la storm chest, però, come vedete, non vi fa vedere l'animazione che vi entrano nello zaino, pur essendo che vi entrano veramente. Però vedete, ho altre 11 bombe, altre noci di cocco. Le bombe me le equipaggio subito. Mi mangio una noce di cocco. E nel frattempo che ho mangiato la noce di cocco ho le statistiche anche incrementate. Infatti dovrei cercare qualche smasher e farvi vedere anche questa parte qua, diciamo. 5300, 223.000. Avete visto, il danno è veramente veramente elevato, eh. Sono in una zona al 100 soprattutto. Vabbè, si vede dai numerini sugli zombie. Comunque, ricordiamo che questo costruttore ha anche la palla di cannone, ovviamente. Comodo per le streghe, raga. Continuo a perdere un sacco di vita, però. Lì qualcuno mi ha droppato una cassa. Non voglio sprecare le mie armi, cioè è proprio questo il mio obiettivo. Non voglio sprecare le mie armi. Ora mettiamo giù questo e proviamo a farci pure quell'accampamento lì. Dai raga, svegliatevi. Ottimo. So che è un po' buggata, eh. Ho visto un po' di articoli su Reddit che dicono che per ora è un po' buggata questa abilità qui. Infatti mi tocca scendere mo e farmeli a mano questi, perché mi hanno raggiunto.
È molto scomoda con l'estremità del pavimento, molte volte se vuoi sparare sotto di te non è molto molto comoda, diciamo. Non è il top del top. Però sicuramente è un modo alternativo di giocare. Non userò la vita. Saccheggiamo i vari tesori. Guardate quanti tesori che ci sono in giro, eh. E io cosa ho sprecato per ora? Un po' di palle di cannone, che per ora mi piace spammarle. Neanche un bastone. Guardate quanti ne ho, cioè. Mi sono fullato di bastoni. E non occupano spazio nell'inventario queste cose qui, raga. Soprattutto. Così possiamo stare tranquilli e tenerci le nostre risorse. Il bastone, ricordo che è come se fosse full percoro. Adesso, raga, io ci tengo solamente a trovare uno smasher e farvi vedere con l'incremento della noce di cocco quanto. Quanti colpi riusciamo, cioè, più o meno quante mazzate li dobbiamo dare prima di ucciderlo. Noce di cocco, raga. Ci incrementa le statistiche. Andiamo a rompere anche l'altro. Ok, dai. Direi niente male tutto sommato, avete visto? Mentre lo colpite lo stordite pure. E se gli entra critico li fate veramente, veramente male. Nel mucchio. Fa malissimo, raga. No, l'ho già rotto. E non ho fatto in tempo a farmene un altro. Mi sono lanciato in una nuova missione, se avete notato. Volevo cercare qualche smasher. Beh, qua me li danno solo d'acqua, raga. Noce di cocco, bastone, smasher sortito. No. Me ne mangio un'altra per sicurezza. Non ho lo scatto taurino su questo costruttore. Non cadere. Anzi, sai che c'è? Magari ti faccio cadere io direttamente. Sì, non ha reso bene l'idea questo smasher, eh? Mi rendo conto, mi rendo conto. Acqua. Natura. Ma fisico mai. Noce di cocco. Perché quando mangio la noce di cocco mi buttano sempre giù. Grazie per avermi fatto rompere il bastone. Intanto mi stanno pushando in 1100. Io scapperei dall'accampamento. Beh, raga, che dire, questo è il costruttore. Io spero che come al solito il video vi sia piaciuto. Prima di dire il video vi sia piaciuto e altro, le mie conclusioni su questo eroe. Dunque, è un ottimo eroe per divertirsi, non è ottimo per ovviamente sopravvivere, fare le sfide a livelli alti, queste cose qua. Se usato magari con altre perk sicuramente è un po' più utile. Guardate quanti tesori intanto che stanno droppando. Però io mi sono divertito molto di più a usare questi tesori su Scorch Drago. Ho trovato una build in giro molto divertente che, se volete, la ripropongo. Mi sono divertito molto di più con lui a usare questi tesori. In sostanza, col costruttore siamo un po' rallentati, no? È più quello il motivo. Non che ci mancasse qualcosa contro questo eroe, anzi. Raga, guardate quante casse mi hanno droppato. E mori. Mangio la noce di cocco. Ok, non ho fatto la storm per la seconda volta. Non ho lanciato torrette, eccetera, eccetera. Però guardate in compenso quante casse che mi hanno dato. Io prendo tutto, voglio vedere quante cose mi droppano nell'inventario. Bellissimo. Vediamo un attimo. Io, raga, spero che questo video come al solito vi sia piaciuto, spero di aver reso l'idea. Insomma, è un ottimo eroe per divertirsi, ma niente di che, a mio parere. Io vi invito a lasciare un bel like sotto questo video. Noi ci vediamo con l'appuntamento di domani, non dimenticatevi, vi saluto. Bella bella!